Benvenuti a tutti, chi è di persona e chi è online. Benvenuti a Next School Generation, qualcuno probabilmente è la prima volta che partecipa, qualcuno invece l'abbiamo già visto e quindi ci fa piacere che sia ritornato. Abbiamo fatto una breve pausa dall'ultimo incontro perché è stata di mezzo l'estate, quindi si sa che diciamo, questi eventi tirano meno persone durante l'estate, che la gente giustamente preferisce andare al lago in montagna o al mare, però adesso siamo ritornati anche fisicamente in CSMT e quindi ci faceva piacere diciamo, ricominciare con i nostri eventi di Next School. Che cos'è Next School Generation? Next School Generation è un'iniziativa ideata da CSMT e alcuni dei suoi partner, che stanno continuando ad aumentare, quindi dobbiamo aggiungere diciamo, gli ultimi partner che si sono introdotti nella nostra community. È un'iniziativa appunto che cerca di diffondere informazioni, conoscenza in ambito informatica, sviluppo software e tecnologia, nata appunto dal volere di CSMT, che voleva coinvolgere sia diciamo, persone che stanno già lavorando che anche diciamo, studenti universitari. Quindi ci fa piacere se tra di voi c'è sia gente che lavora, sia gente insomma, che frequenta per l'università o le scuole superiori. Qua sotto avete i riferimenti del nostro sito internet, nextschoolgeneration.it, canale Instagram di CSMT, dove diciamo, teniamo comunque le informazioni anche su Nextschool, e il canale YouTube dove potete andare a vedere le puntate precedenti che abbiamo svolto durante il periodo diciamo, di lockdown anche online. Quindi dopo il lockdown questa è la prima volta che ci troviamo anche fisicamente, quindi stiamo mantenendo il distanziamento sociale anche in sala per chi non può vedere, però abbiamo diciamo, tutte le precauzioni. Purtroppo siamo un numero ridotto, quindi abbiamo dovuto mettere un numero di accessi limitato in sala, però sperando che questa cosa possa andare a risolversi il più presto possibile. Allora, durante le precedenti puntate abbiamo sempre una sfida di programmazione, chiamata School Challenge, che proponevamo ad ogni incontro, aperta a tutti ovviamente, dove si può partecipare sia singolarmente che a squadre, si può utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione e dove viene stilata completamente aggiornata la classifica che si chiuderà appunto con la fine del 2020. Abbiamo premiato la soluzione migliore con 5 punti, il secondo e il terzo posto con 3 punti, ma comunque abbiamo sempre dato un punto anche a chi forniva la soluzione corretta. La valutazione si basava su correttezza del risultato, efficienza dell'algoritmo, lo stile di programmazione, l'originalità della soluzione e la presenza dei commenti, che sono molto importanti anche per aiutarci a capire come abbiamo impostata la risoluzione del problema. Ah, si sente benissimo, uguale. Ok, questa era la sfida che abbiamo proposto per l'estate. Abbiamo lanciato una sfida prima, diciamo, di andare in vacanza e non la realizziamo, diciamo, comunque le trovate tutte le sfide sul nostro sito nextschoolgeneration.it, quindi se volete andare, diciamo, a divertirvi con le sfide passate potete andare lì a dare un'occhiata. Sempre parte della sfida. Il risultato era 1061, che è il numero diciamo, di decorazioni, e ha vinto a quindi la classifica aggiornata viene in testa a C2704-1980 con 24 punti, Alex al secondo posto con 22, Massimo al terzo posto con 20. Ci sono tutti quelli che hanno partecipato, diciamo che questa sfida ha ricevuto solamente due soluzioni corrette, quindi c'è margine di miglioramento, diciamo. Invitiamo tutti quanti comunque a partecipare, a provarsi, perché sono delle sfide che aiutano anche un po' a risolvere i problemi e sicuramente sono formative. Proponiamo quindi la sfida per l'incontro successivo, quindi questa sfida potrete risolverla fino a, mi sembra, il 18 di ottobre, dopo c'è scritto giusto. Quindi la sfida dice, nella seguente equazione xy e n sono numeri interi positivi. Si può verificare che quando n uguale a 1260 ci sono 113 soluzioni distinte e questo è il valore minimo di n per il quale il numero totale di soluzioni distinte supera il 100. Qual è il valore minimo di n per il quale il numero di soluzioni distinte supera 4 milioni? Ok.
ovviamente dovete trovare il risultato. Come si può partecipare? Basta che inviate una mail a celloschoolgeneration.it. La scadenza, come dicevo, domenica 18 ottobre. Nell'oggetto mettete l'8 e il nome della vostra squadra. Se siete partecipanti, scrivete dentro il linguaggio che avete utilizzato e il risultato. Ovviamente, come legato obbligatorio, il codice del programma, perché dobbiamo valutare appunto lo risultato anche come avete, diciamo, risolto la sfida. Ultime due cose. Oggi, diciamo, avremo Andrea Gadardi che ci parlerà di UI, di Andrea Gadardi che lavora per Codice Plastico, quindi uno dei nostri partner. Se aggiungete in rubrica il numero 371-168-8930, scritto Nextcode on, vi invieremo tutte le news relative Nextcode su quel canale broadcast, quindi diciamo un canale che utilizziamo per tenere, diciamo, agganciati tutti gli utenti Nextcode. Vi presento già la prossima, il prossimo appuntamento, così potete segnarvi in agenda, ma poi riceverete ovviamente per email sia l'informazione del prossimo incontro con l'iscrizione dell'evento su Eventbrite, che anche l'informazione della challenge, quindi non c'è bisogno che vi segnate niente sui taccuini. E sarà in ottobre, appunto, ci sarà ancora Massimo Bonanni di Microsoft che sarà con l'argomento sulle Azure Function, che è una tecnologia del cloud di Microsoft, e continuerà con argomenti con molto molto interessanti. Ok, andiamo a Alessandra. Ecco. Grazie. Allora, quindi da Teams. Dimmi un secondo che verifico un paio di cosette. Non mi prende la camera. Certo, perché non l'ho attivata. Ok, non gli piace di nuovo. Scusate, ce la possiamo fare. Ok, vedo. Qui c'è il mio faccione, ma il problema è che vedete solo il mio faccione e il faccione di Marco. Lo girelli, vediamo, anche magari non. Vabbè, sono tieni la tua. Ottimo. Ovviamente l'avevo anche stato. Sì, due secondi fa, però chiaramente. Ok. Riproviamo. Allora. Perfetto. Il video ha smesso di funzionare. Ottimo. Dai, sto vedendo. Però state vedendo solo. State vedendo soltanto. Ok, è così? Ci siamo? Vado? Partendo dal presupposto che cosa potrà mai andare storto, ci siamo appena accorti che può andare storto tutto subito, e se per voi è davvero un problema, tolgo volentieri la mascherina. Ah, prima di tutto, ciao a voi che siete qui in sala e ciao a tutti quelli che mi stanno ascoltando da un microfono e da una webcam. Allora,
parleremo di utenti, di interfacce e di user experience e guarderemo alcuni strumenti che ho utilizzato durante il mio lavoro e cercheremo di capire come potremo evitare che le cose vadano effettivamente male. Non va sempre tutto bene, come avete visto. Allora, sono Andrea Gadaldi, sono un passo indietro, lavoro per Codice Plastico, sono un designer, sono un front-end developer, sono un illustratore e per tutti quelli che mi hanno magari già visto da qualche parte, ah, il cappellino magari, perfetto, scusate, è un'estensione. Forse vi ricorderete di me per il talk che ho fatto qualche anno fa, la morte della mamma di Bambi, Important e altre cattiverie. O forse per il famosissimo talk venerdì sera andiamo in produzione Wendy. È difficilissimo con le persone qui che non spiaccico una parola e non sento se qualcuno sta ridendo tramite webcam. Quindi saranno 40 minuti di tensione, sappiatelo. Siete quasi a livello di un talk che ho fatto a Verona in cui proprio va bene. Cominciamo così mi riscaldo un attimo. Perfetto. Ragiono al contrario. La UX la lascio in fondo, in mezzo metto la user experience e voglio cominciare a parlarvi dell'utente. Chi è l'utente? L'utente per me è Homer Simpson, è l'archetipo dell'utente standard. E vi spiego il perché. Ha una plancia enorme. Lavora in una centrale nucleare, ha una marea di bottoni, compie disastri e fin qui siamo tutti d'accordo, abbiamo visto tutti i Simpson. E ci piace molto ridere quando schiaccia dei bottoni, succede qualcosa di strano, lo stupido picchio, avete presente? Quando a un certo punto ingrassa e usa lo stupido picchio per far rispondere. Perfetto, anche a me fa molto ridere. Ma mi domando come una persona come Homer possa utilizzare una plancia del genere. Mi sembra abbastanza difficile riuscire a capire come Homer possa per l'appunto interagire con una console del genere senza averne le competenze o senza riuscire effettivamente a dedurre cosa quei bottoni facciano. Di conseguenza, la prima domanda che mi pongo sull'utente è se deve interagire con qualcosa, che cos'è un'interazione? L'interazione è un'azione, una reazione, un'influenza reciproca di cause, fenomeni, forze, elementi, sostanze, agenti naturali, fisici, chimici e prestenze, psicologici e sociali. Quindi, partendo dal presupposto che se sappiamo come l'utente interagisce con un sistema, con un'applicazione, con un software, e tutti siamo d'accordo su come debba andare, il talk è finito perché sappiamo benissimo l'utente cosa farà, quello che abbiamo sviluppato. Problema che ho altre 50 slide. La prossima, quindi, è un problema di interfaccia. Nell'interfaccia vi faccio questa domanda, allora. Se devo interagire e devo interagire con questa cosa che cos'è? Potete sbizzarrirvi. Un bottone. Una textbox. Ok. Fin qua direi che ci siamo. Manca un po' di contesto, giusto un attimo. Non sapevo neanche cosa voglia dire quello sbluff. Però potrebbe essere effettivamente un rettangolo con testo, quindi andiamo proprio leggerissimi, perché effettivamente è una forma geometrica che è un rettangolo e c'è un testo dentro, siamo tutti molto contenti. Potrebbe essere un bottone, perché potrebbe avere la forma di un bottone, per quanto possiamo decidere di fare gli angoli arrotondati, mettergli lo sfondo, potrebbe essere un ghost button, molto molto minimal. Potrebbe essere un input di qualsiasi tipo. Se vogliamo fare i marchettari di quelli veramente super forti, potrebbe essere un touch point, potrebbe essere il punto di contatto tra il cliente e il prodotto. Perché potrebbe effettivamente esserlo. Quindi,
se ci mettiamo tutti d'accordo su che cos'è quello che abbiamo appena visto, un bottone, una text area, un touch point, un input, uno sbluff, cosa potrà mai andare storto nella nostra bellissima applicazione? Niente. E per niente intendo niente come quando Nicolas Cage sale sull'aereo in Con Air e sappiamo tutti che l'aereo atterra un po' male. Spoiler. Quindi, se tutto va bene, ma sappiamo benissimo che le cose non vanno necessariamente bene, perché questo talk? Questo talk, oltre a essere un modo per sfogare la mia logorrea, logorrea si può dire, credo, parola. Volevo esporre perché a volte mi ritrovo in situazioni del genere dopo che ho sviluppato un prodotto, sono arrivato alla fine dell'iterazione o alla fine del lavoro e a un certo punto la mia applicazione potrebbe essere questa stanza e io potrei essere iniziando, ma sì, tanto comunque va tutto bene. L'applicazione non la faccio da solo, l'applicazione la faccio con altri colleghi, la faccio con i clienti, la faccio con gli stakeholder, la faccio con una marea di persone e non la faccio, collaboro con una marea di persone. Di conseguenza, passettino indietro, prima di parlare dell'applicazione, guardiamo dei casi in cui alcuni clienti con i quali ho lavorato mi hanno portato a voler elaborare il pensiero su questo talk e su come l'utente possa essere effettivamente molto importante per la nostra, per i nostri sviluppi e come possiamo aiutarci insieme al cliente. Il primo caso che voglio portare è problemi di etichette d'immagine, quando una buona idea diventa un'idea non sfruttata. Cosa intendo? Il cliente vi dà delle specifiche, in queste specifiche c'è ad esempio la creazione, allora abbiamo un'area personale dell'utente, vogliamo caricare un avatar, vogliamo modificare un avatar perché al cliente piace molto questa cosa degli avatar, che tutti gli utenti dell'applicazione possono caricare la propria faccina, ok? Perfetto, viene fatto, investiamo tempo di analisi, tempo di design, tempo di sviluppo, poi il prodotto viene utilizzato e ci accorgiamo che effettivamente nessun utente mette la propria foto su un prodotto aziendale. Sommato a questo potrebbe esserci il caso in cui il cliente chiede: vorrei che per tutti questi documenti che carico sulla mia applicazione voglio la possibilità di taggarli, ok? Voglio taggare tutto il pianeta. E ci si accorge che a un certo punto l'idea del tag è molto interessante e gli utenti però utilizzano il tag come se fossero categorie. Un disastro, ci sono delle categorie, poi ci sono i tag e allora diventa un mulino più finito. Questo è uno dei primi casi. E arrivati a questo punto uno dice: cavolo, avrei potuto risparmiare tempo, avrei potuto fare magari le domande giuste, comunicare meglio e arrivare a non avere delle funzionalità che potrebbero essere delle ottime funzionalità nel momento in cui vengono effettivamente utilizzate. Il secondo caso, ho preso l'immagine della meme First World Problems, non so se avete presente, sono quei meme in cui c'è questa tizia che piange e c'è scritto, c'è un esempio, così tanti account di streaming video e non ho mai tempo per guardare nulla. Questo per contestualizzare anche il meme. Lo utilizzo per il secondo caso, il così vicini, così lontani. Quando il progetto parte, ma nel tempo cambia la percezione del progetto, le specifiche. Ci siamo trovati col cliente, abbiamo fatto 6.000 ore di analisi, anche 6.002, 6.003. Abbiamo la nostra UI prototipata, abbiamo tutto, siamo pronti, partiamo carichissimi. Cominciamo a sviluppare, non ci sentiamo per un po', lui ci riflette, cominciamo a mettere alcune funzionalità su un ambiente di test e comincia a dirci: sì, però quella feature a distanza di mesi, quella feature no, non la voglio così, il design non mi piace, vorrei spostare questa cosa. Tutto lecito. Forse in questo caso si poteva magari comunicare un po' meglio, mettiamola così. Questo però ci porta sempre a perdere tempo,
dover rincontrare il cliente per rivedere, rifare analisi, risviluppare, rischedulare, spostare probabilmente nel tempo la scadenza. In questo caso nessuno è contento, secondo caso in cui nessuno è contento. Una poltrona per due sta sempre bene. Voglio parlarvi del demiurgo invece. Il demiurgo è una figura mitologica, mezzo uomo e mezzo sviluppatore con 60 anni di esperienza, che in genere, nel momento in cui ti interfacci con lui, ti fa un po' pesare la cosa, dicendoti: guarda, io ho 60 anni e 30 anni che lavoro nell'ambito informatico, tu da quanti anni lavori? E gli ho detto: ne ho 30. È un po' difficile riuscire anche solo a pareggiarti. E in questo caso il progetto scende dall'alto, di conseguenza lui si trova su un piedistallo rispetto a noi, è difficile comunicare la nostra professionalità o semplicemente le nostre scelte, le cose che vogliamo portare come valore nella nostra applicazione, nel nostro prodotto. Quarto, non so se vi è mai capitato che qualcuno vi chiedesse: sei tu forse un dio? Vi è mai capitato? Vi è capitato? Ma neanche a me. E il complesso del Messia, che è il mio quarto pezzettino di rapporto col cliente. Il complesso del Messia è quando l'interlocutore si riferisce a un volere divino da compiere. Facciamo la riunione, siamo tutti insieme con gli sviluppatori, il tecnico IT dell'azienda, gli stakeholder, il marketing, facciamo tutto, è tutto super perfetto, cominciamo a lavorarci. A un certo punto arriva una telefonata e ti dicono: il mega direttore galattico però ha detto che non gli piace. Il mega direttore galattico non ha partecipato a una maledetta riunione e di conseguenza ci ritroviamo un po' in una situazione complessa, per non usare altri termini, e anche lì abbiamo lo stesso identico problema. Tempo per rifattorizzare, rifare l'analisi, cerca di capire perché effettivamente questa persona non apprezza quello che abbiamo fatto o non sta capendo il valore che stiamo dando, oppure potrebbe essere semplicemente che siamo stati noi a non avere compreso le specifiche. Questi sono casi in cui non è il cliente o lo stakeholder o la persona con la quale ci rapportiamo che ha colpe o problemi, sono semplicemente dei casi in cui effettivamente ci sono stati dei momenti in cui ci siamo detti: cosa stiamo facendo? Sono casi non riferiti necessariamente a dove lavoro adesso, ma ai miei 12-13 anni di esperienza su vari clienti. Sono abbastanza ricorsivi, mettiamolo così. Il vero problema è quando magari queste cose si combinano tra di loro. E quindi, arrivato a questo punto, ci ritroveremmo con dei lavori portati a termine, il fuoco di prima con This is Fine, e però abbiamo un problema grande che non è il rapporto col cliente, ma è il prodotto che abbiamo portato a termine. Diventa un prodotto disfunzionale. John Colco, che è un bel tipo, se lo cercate, John J-O-N, se lo cercate online, è un bel tipo che parla di design da qualche annetto, e dice che a prodotti disfunzionali corrispondono organizzazioni disfunzionali. Cosa intende e come possiamo estendere questa frase? Se un'azienda, usiamo un inglesismo, delivera un prodotto disfunzionale, la percezione che tutti coloro che utilizzeranno quel prodotto avranno dell'azienda è che l'azienda è disfunzionale rispetto al prodotto che è stato deliverato. E non è soltanto l'azienda di quel prodotto, ma saremo anche noi che abbiamo sviluppato quel prodotto essere disfunzionali perché non siamo riusciti a sviluppare qualcosa che porti davvero valore e permetta all'utente di utilizzare questo prodotto al meglio. Quindi, cosa possiamo fare per arrivare a un prodotto che non sia disfunzionale? Anche qui ci sono alcuni punti importanti per poter effettivamente raggiungere un prodotto che ci soddisfi, anche perché mi immagino che il lavoro che facciamo, da un certo punto di vista, non lo facciamo soltanto per pagare il mutuo, perché per carità serve anche per quello, ma sicuramente perché ci piace. Ci piace fare le cose fatte bene, ci piace sviluppare qualcosa che
a noi piaccia e funzioni per le persone che lo utilizzano, di conseguenza non siamo lì solamente per schiacciare due bottoni input, touch point, rettangoli sulla tastiera. Il primo punto, secondo me, è veramente importante, la collaborazione radicale. Persone come valore e approccio basato sul consenso. Fondamentale quando ci rapportiamo con lo stakeholder o il cliente è vedere l'altro lato del tavolo per l'appunto come valore. Il cliente non ci sta dando qualcosa da fare, stiamo facendo qualcosa per loro, ma stiamo facendo qualcosa insieme. Puro e semplice. L'approccio deve essere basato sul consenso, non deve esserci imposizione. Deve essere qualcosa che se deve stimolare conflitti può stimolarli, ma il conflitto per definizione non porta a niente di buono, a meno che questo conflitto poi non venga risolto. Il muro alzato non ci permette di andare avanti sul nostro lavoro, la condivisione invece sì. Il secondo punto è coinvolgere per l'appunto il cliente. Chi dobbiamo coinvolgere, quando coinvolgere, cosa proporre, l'utente versus business. Anche in questo caso, nel momento in cui coinvolgiamo il cliente, a seconda del tipo di cliente che abbiamo, dobbiamo cercare di capire quali figure dell'azienda sono effettivamente da coinvolgere. Ho fatto l'esempio del super capo mega direttore galattico. Va bene, probabilmente non è la figura giusta con la quale interfacciarsi, a meno che non sia un'azienda piccola, e sappiamo benissimo che quella persona è il tutto fare, colui che gestisce in maniera completa al 100% l'azienda, altrimenti avremo sicuramente altre figure sulle quali dovremmo fare probabilmente un po' di pressione nel momento in cui vogliamo che il super mega direttore ci dia dei feedback su quello che stiamo facendo. Il quando coinvolgerle, anche lì non deve, determinate figure non devono per forza partecipare a tutte le fasi di uno sviluppo. Mi immagino che se vogliamo parlare di database, non so bene se il responsabile marketing ha davvero bisogno di sapere cosa stiamo per fare, oppure sì. Sul cosa proporre, potremmo decidere di proporre una marea di strumenti, ma anche qua dipende per l'appunto dalle persone. Fondamentale, secondo me, nel momento in cui coinvolgiamo il cliente, è separare, far capire per l'appunto all'interlocutore la differenza tra l'utente e il business. Spesso le aziende si riferiscono al proprio prodotto e a come viene utilizzato quel prodotto sulla base delle proprie preferenze personali. Quindi io vorrei che questa applicazione funzionasse in questo modo, quando il cliente, quando l'utente finale invece è una persona completamente diversa. Di conseguenza ci sarà anche da separare per bene qual è il tipo di approccio su UX e UI che vada bene per l'utente rispetto a il tipo di UX e UI che possa andare bene per il business. Facciamo un esempio, non so, penso che forse qualcuno di voi conosce un sito che si chiama Amazon, e sappiamo benissimo che ti martellano con qualsiasi tipo di correlato e ho visto questo prodotto e però forse potrebbe interessarti anche, e questo secondo me è tutto business. L'utente è il come arrivo al carrello, se ci arrivo bene. Sono queste cose anche da unire insieme per riuscire a trovare un prodotto che non sia un prodotto solo per l'utente, di conseguenza non c'è guadagno per l'azienda, a meno che non sia un prodotto senza fini commerciali, e effettivamente quella è la parte di business da spingere. Il cliente non è l'utente, questo è una somma. Così. Giusto per reiterare, serve quindi un nuovo tipo di designer, un nuovo tipo di developer, un nuovo tipo di figura che si metta di impegno nel rapportarsi a tutti i livelli con il cliente, ma anche con i propri colleghi. Ci vuole focus, imparzialità, ottimismo, ma soprattutto fiducia reciproca. Focus, siamo tutti super concentrati quando facciamo qualcosa, ci mettiamo lì il nostro 8 ore, ci mettiamo i glitch mob a palla nelle cuffie, tecno super carica, e scriviamo codice per 8 ore. Perfetto, tutto bello, siamo super felici. A un certo punto lo facciamo fare una merge request o lo rilasciamo in dev,
e cominciano ad arrivare magari i commenti e niente, ci prendiamo male, ma io ci ho lavorato 8 ore, ma come ti permetti, ma cosa fai, tu non sai chi sono io, no, tu non lo sai, non lo sai tu, e tanto siamo tutti da remoto e quindi come i cani tra un cancello e l'altro ci insultiamo, ma appena il cancello si apre tutti amici. Dobbiamo quindi essere imparziali e capire che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo non solo per noi ma per qualcun altro. Ci vuole una buona dose di ottimismo, perché ci saranno momenti in cui tutto sarà uno schifo, tutto andrà male e oh mio Dio, cosa sto facendo della mia esistenza, e fiducia reciproca sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei clienti. Cominciamo a ragionare su qualcosa di un po' più tangibile, che è un po' di fuffa, l'ho già detta. Allora, definiamo le informazioni allora a questo punto, se siamo lì col cliente. Cosa potremmo fare per cominciare a capire dalla nostra del prodotto che stiamo per sviluppare cosa effettivamente ci serve? Potremmo cominciare con una strategia top-down e bottom-up. Top-down è prendiamo tutte le informazioni che abbiamo dal nostro cliente, okay, allo stato attuale, e poi saremo noi a cercare di capire come andare nel dettaglio. Oppure possiamo partire dal basso verso l'alto e cercare di capire insieme alle persone che utilizzeranno l'app, ai clienti, eccetera, come strutturare le informazioni dal piccolo e cercare di portare valore al prodotto che dobbiamo deliverare. Si potrebbero anche comporre le due cose insieme, fare due documentazioni, quindi l'esistente, il top down, quindi come le informazioni che abbiamo, il bottom up invece quella che andremo noi a definire, sovrapporla e cercare di capire cosa tenere e cosa non tenere, e sulla base anche di observation notes o interviste con gli stakeholder, cercare di capire se l'esistente è il sovrapposto a quello che abbiamo fatto, sono effettivamente le cose che servono al cliente o che servono all'utente sul prodotto che stiamo realizzando. Passiamo quindi agli strumenti, che sono la parte probabilmente più interessante. Sto un po' correndo. Ok, strumenti da utilizzare. Questi strumenti non sono un elenco esaustivo, completo, degli strumenti che si possono utilizzare a livello di UX. A fine presentazione e spoiler nell'articolo che posteremo sul blog di Codice Plastico alla fine, ci sono i link per poter andare a vedersi tutto quello che può servirvi per gestire al meglio utilizzare al meglio lo strumento per le vostre necessità. Ho estrapolato quegli strumenti che effettivamente mi sono serviti per poter capire meglio come risolvere i problemi dei 4 casi di cui sopra. La prima è l'Empathy Map, che mappa per l'appunto comportamenti e attitudini, e si può utilizzare sia per l'utente che per il cliente. Perché utilizzare l'Empathy Map ci permette di capire cosa dice, cosa pensa, cosa fa e come si sente l'utente o come si sente il cliente. E voi direte, vabbè, ma a cosa può servirmi? La percezione che una persona ha del cliente o dell'utente è diversa dalla percezione che un'altra persona all'interno del team o all'interno dell'azienda può avere su quell'utente. In questo modo dovremmo riuscire ad avere un documento condiviso sull'utente che andrà per l'appunto a utilizzare la nostra applicazione. Il secondo strumento che abbiamo utilizzato e che continuiamo a utilizzare ancora oggi sono le user stories. Le user stories scrivono i requisiti di un servizio dalla prospettiva dell'utente. Ovviamente viene utilizzato solo per l'utente e è importante perché connette design e sviluppo verso un workflow integrato. Abbiamo delle funzionalità da sviluppare, su queste user story scriviamo che cosa l'utente deve fare, quando lo fa, il perché lo fa, e tutti gli attori in gioco sanno che cosa andare a sviluppare, come svilupparlo, possiamo aggiungere milioni di parametri, possiamo aggiungere il tempo di sviluppo, il peso che avrà questa story all'interno del nostro workflow, e in questo modo avremo per l'appunto un workflow integrato. La journey map invece
è un passo successivo che serve per l'appunto sempre all'utente, descrive come l'utente interagisce con il servizio attraverso i touch point. Descrive l'intera esperienza dell'utente rappresentando il processo, nonché i pain point e i flussi emotivi. In questo caso avremo il nostro utente che si muove all'interno di un percorso nei vari passaggi dell'applicazione. Nei vari passaggi dell'applicazione, nei vari touch point, avremo anche come l'utente risponde a livello emotivo a quei touch point. Questo è ancora un passo successivo, stiamo parlando del service blueprint, mappa l'intero processo di sviluppo sopra sotto la linea di visibilità. Sono praticamente due parti che suddividono come l'utente si muove attraverso l'applicazione e come il servizio si muove attraverso l'applicazione mentre l'utente realizza, cioè compie il suo passaggio. Unisce le relazioni interfunzionali e allinea i processi front stage e backstage. Pensate, facciamo sempre l'esempio di Amazon, immaginatevi l'utente che fa una ricerca, entra nell'elenco degli articoli, clicca su un prodotto, aggiunge il prodotto al carrello, decide di acquistarlo, quella è la prima parte, la linea sopra, la linea di visibilità, e sotto invece avremo il cosa succede quando viene messo un prodotto nel carrello, quando viene fatta una ricerca, i dati che vengono presi, come vengono elaborati, fino ad arrivare alla chiusura dell'ordine. La service roadmap invece pianifica l'esecuzione del servizio nel tempo. Ci permette di creare un MVP fino ad arrivare a un'esperienza completa. Questa è per il cliente, ma serve soprattutto allo stakeholder o comunque al super boss che tira fuori la quenta per capire effettivamente cosa gli stiamo portando, cosa stiamo deliberando, cosa stiamo consegnando. Perché partire da una service roadmap e non fare un'applicazione dall'inizio alla fine senza neanche pensarci? Ci permette per l'appunto di avere un set minimo di funzionalità necessarie, l'effort per sviluppare il servizio, e nel momento in cui facciamo il rollout di un pezzo dell'applicazione, il cliente può testarlo, valutare se quello che stiamo facendo è corretto, rivedere determinati punti dello sviluppo, alcune funzionalità, e pianificare nel tempo quali sono i successivi rilasci. Service specification è la documentazione completa. Nel momento in cui vi ritrovate con un cliente che vi dice ma questa cosa non ti avevo detto di farla e voi non l'avete documentata, è scacco matto e ci ritroviamo con un impasse, e di solito il coltello però non ce l'abbiamo noi, cioè noi lo stiamo tenendo per la lama e lui intanto sta muovendosi verso di noi. Documentare è noioso, quanti di voi documentano tutto quello che fanno? Non vedo online, ma... Nessuno ha alzato la mano, perfetto, ottimo. In sintesi, descrive dettagliatamente ogni punto di contatto, va bene, ogni funzionalità, ogni interazione. È semplicemente un, come per le user stories, se vogliamo, un l'utente dovrà fare questo, l'applicazione dovrà fare questo, le funzionalità saranno queste e ci permetteranno di alzare almeno la manina e dire guarda, questo è quello che ci hai chiesto, ce l'hai approvato, va tutto bene, siamo tutti felici. E a quel punto far cominciare effettivamente una conversazione. Gli strumenti che stiamo vedendo non servono a porre il martello sul tavolo vicino al coltello del cliente, ci servono semplicemente per collaborare e comunicare cosa stiamo sviluppando e soprattutto farlo insieme. Parlando di fare le cose insieme, la mia preferita, dato che sono un designer e ragiono soltanto a quadrati, colori e rettangoli, è la prototipazione grezza. Questa è una cosa che utilizziamo tantissimo con dei clienti ed è veramente utile, prima di arrivare a qualsiasi altro tipo di strumento, a capire cosa i nostri interlocutori vogliono davvero. Quanti di voi usano la prototipazione grezza? O prototipazione in senso assoluto? Va bene, perfetto. In sintesi vi ritrovate al tavolo come se foste al bar, oddio forse in questo periodo no. Però ci sono anche dei tool online che vi permettono di farlo.
vi trovate con il cliente e lui ha una determinata idea di come sviluppare l'applicazione o sviluppare la UI e cominciate a scarabocchiare su carta. La carta e la penna vi pongono su un piano completamente piatto, allo stesso punto rispetto ai clienti, rispetto agli interlocutori. Ed è un modo per sentirsi effettivamente non come il demiurgo con i suoi 30.000 anni di esperienza e ragionare insieme su qualcosa. In questo modo innestate una sessione di co-design con il cliente che gli permette di entrare molto di più nel progetto e non sentirlo come un muro che gli viene costruito da un muratore e quindi ok, fine. Diventa parte del processo, diventa parte del flusso e di conseguenza potrebbe essere molto più portato a interagire nelle varie fasi dello sviluppo. Il feedback per l'appunto è immediato e tangibile. Se disegno un bottone in alto a destra e il cliente mi dice oh mio Dio no, io lo vorrei in basso a sinistra, perfetto, siamo pronti per dirgli guarda, ci può stare, fammi capire perché lo vorresti di lì, ti posso dire il perché invece lo vorrei di là e tutti amici, una birra, abbracciati e covid free o free covid a quel punto. Ci permette anche di mappare non soltanto la singola schermata, ma un flusso di schermate. Quindi prima di partire con lo sviluppo, prima di partire con qualsiasi service roadmap, blueprint, user stories, eccetera, capire se con uno sforzo minimo quello che stiamo proponendo abbia effettivamente senso e abbia senso svilupparlo. Questa è un'immagine di Mr. Miracle disegnata da Jack Kirby perché mi andava. Sapete tutti chi è Jack Kirby? Perfetto. Sapete tutti chi è Stan Lee però? Mamma mia. Va bene. Questi sono gli strumenti che effettivamente vi posso portare come esempio che ci hanno permesso di migliorare un po' il rapporto che abbiamo avuto con i clienti precedenti e sicuramente ci hanno portato a avere un rapporto migliore con clienti nuovi. Ok, perfetto. Una bella chiacchierata amichevole. Vi ho detto quello che volevo dirvi. Sì, ma a questo punto di questa chiacchierata che cosa dovrei lasciarvi? Cosa può effettivamente interessarvi? Utilizzando strumenti e cercando di essere delle persone prima che dei professionisti, è importante secondo me dare forma. Dare forma perché tutto è semplice, tutto è complicato. Abbiamo visto che il bottone è un bottone per tutti, abbiamo visto che un bottone per tutti quelli che pensano che sia un bottone e tutto è semplice, tutto complicato, dobbiamo dare forma a quello che stiamo facendo. Se riusciamo a dare una forma e riusciamo a condividere questa forma con tutte le persone in gioco, con tutti gli attori in gioco, sicuramente abbiamo una condivisione e riusciamo a avere un punto di partenza. Fondamentale rispetto al caso che può capitare il ti ho fatto questa cosa è fatta così, è fatta in questo modo e io da qua non mi schiodo, o questa cosa la voglio in questo modo, la voglio così, da qui non mi schiodo, è importante, riprendendo il discorso della service roadmap con gli MVP, è l'iterazione come risultato. Non partiamo mai, cerchiamo di non partire mai da un bloccone che sarà monolitico e rimarrà fermo e fisso nel tempo, ma continuiamo effettivamente a iterare, set di funzionalità minime, aggiungiamo, finché poi il prodotto non raggiunge lo stato che vogliamo. Questo è un concetto molto importante da far passare, secondo me, con il cliente o lo stakeholder, o chiamatelo come volete, perché è tutto talmente modificabile che è meglio fallire prima per riuscire presto, per riuscire a concludere prima. Il processo deve essere assolutamente continuo. Non si finisce mai. Qua potremmo mettere una canzone dei Daft Punk se volete. Ho detto prima che il conflitto non sa da fa,
Però il conflitto è una forza, nel momento in cui viene scatenato un conflitto con i colleghi o con i clienti, abbiamo la possibilità di fare un passo indietro prima di sfoderare le armi e cercare di capire perché questo conflitto è stato scatenato. Di conseguenza tornare a un processo condiviso e, dato che tutti abbiamo i nostri momenti, il conflitto potrebbe essere anche dettato non necessariamente da quello dal lavoro, ma potrebbero esserci elementi esterni scatenanti, di conseguenza cerchiamo di darci tutti una bella mano. La documentazione rimane fondamentale, continuo a ribadirlo, perché è un processo certificato. E la comunicazione come condivisione. Quante volte può esservi capitato di ricevere una mail da un collega o da un cliente in cui ciao, ho appena fatto questa cosa, verifica se va tutto bene. Oppure, ma ti va di fare questa riunione? Risposta sì. Un ciao, come va? Un come stai? Un tutto bene? Un ok, dai, sentiamoci. Non hanno fatto male a nessuno. Anche perché dopo tutto, come direbbero i Pink Floyd, siamo tutti qui insieme, dobbiamo lavorare insieme e dobbiamo arrivare a fine giornata senza esserci scannati. Quindi, se ci mettiamo lì di buona lena, parliamo perfettamente, bene, con ottimismo, con i clienti, con lo stakeholder, cerchiamo di utilizzare gli strumenti giusti, ci rapportiamo al meglio, cerchiamo di evitare gli errori, facciamo un passo indietro, cosa potrà mai andare storto? Niente, non va mai storto niente mai. Questi sono alcuni link, due libri sui quali ho preso un paio di appunti. Service Design Tools è una miniera di informazioni per tutti quelli che vogliono disegnare milioni di fogli, milioni di schemi per i vostri progetti. Un ringraziamento speciale alla Mary che è qui, che mi dà sempre una mano a tirar fuori il meglio dal peggio. E ce l'abbiamo fatta e corso come un dannato. E dovrebbe essere online l'articolo del talk che abbiamo appena fatto. Ciao a tutti. Allora, magari vediamo se c'è qualche domanda. Andrea, non so se te aspettavi. No, non so cosa aspettarmi. Posso disattivare qualcosa che... Quando si prima c'è qualcun altro. Ok, c'è una domanda da online. C'è una domanda. Ah! Torniamo qua. C'è una domanda. Ciao Andrea, sono Fabio, mi senti? Ti sento. Bene. Volevo farti una domanda sulla tua esperienza. Molti di questi tool che hai mostrato vengono di solito usati in fase di prevendita. Un cliente arriva di solito con la domanda: quanto costa il progetto X? E molti di questi vengono usati di solito prima. Volevo capire se voi li usate in prevendita, se fate pagare l'esperienza di, diciamo, di arrivare ad un preventivo, e volevo chiederti la tua esperienza, se c'è qualche cosa che può facilitare o impedire la digestione di questo percorso. Grazie per la domanda, è un'ottima, ottima domanda. Allora, alcuni di questi strumenti li ho utilizzati dove lavoravo prima di Codice Plastico, e soprattutto ho lavorato per un e-commerce di ciclismo, e quindi sia la roadmap e i blueprint li ho utilizzati più lì. Attualmente è difficile vendere questi strumenti prima. Con alcuni clienti, io sono entrato in Codice Plastico già su dei progetti in essere, ecco, questa forse è una cosa interessante da dire all'inizio, quindi ho cercato di utilizzare questi strumenti già in una fase successiva, e al momento l'abbiamo venduto a un cliente,
paio di clienti? Sono un po' di analisi che vengono vendute prima e poi si consegna un dragolo che tutti i clienti è libero di scegliere se comprare un prodotto o andare banalmente a un altro. Quindi in realtà pagano un'analisi di valore dove ci sono dei clienti. Hai sentito? No. No, era troppo lontano. Ok. In sintesi, sì, riusciamo a vendere alcuni di questi strumenti e abbiamo un deliverable, creiamo della documentazione che poi viene data al cliente e sulla base di questa documentazione poi procediamo con lo sviluppo. Sia prototyping che documentazione, questo sono sicuro che viene venduta e non è stato un problema farla recepire al cliente, perché dall'altra parte avevamo delle figure simili alle nostre, che sono riuscite a far passare effettivamente lo strumento come qualcosa che portasse valore. Grazie. Niente. Ho una domanda anch'io. Hai una domanda anche tu, perfetto. Sì, allora, voi siete ovviamente un'azienda strutturata, nel senso che avete, diciamo, figure che coprono i vari ruoli, dal back-end al front-end, diciamo, a chi si occupa di design, eccetera, e tanti altri ruoli che conosci tu meglio di me. Cosa consigli invece alle aziende in cui, diciamo, l'informatico deve fare un po' tutto, diciamo, lo sviluppo